Ricordi a piede libero, una autobiografia, la narrazione cioè di una vita, e proprio attraverso la narrazione sembra, nel corso della lettura, ricevere una sorta di linearità e coerenza. In realtà, nel suo farsi, è una vita aperta all'imprevisto degli eventi. Cos'è che sostiene il filo rosso di questa storia? No? E proprio in un punto in cui lui si rivolge ai giovani, mi è sembrato di trovarlo questo filo rosso, nel capitolo L'elogio dell'eccesso. Giovani, che mi passate accanto, vi auguro di conoscere e provare le intense emozioni che abbiamo vissuto in quegli anni, e si riferisce agli anni 70, amore, entusiasmo, noncuranza del pericolo, speranza e volontà di cambiare. A 30 anni non pensavamo ai punti di pensione, la carriera era secondaria rispetto al progetto rivoluzionario. Prendevamo in mano il nostro destino, siamo stati sconfitti e le nostre speranze calpestate. Hanno provato a cancellare perfino il nostro ricordo. Appunto, è un richiamo non a una ragione, una razionalità del vivere, ma alle emozioni, a provare e a conoscere le emozioni. Perché in effetti, se voi leggete il testo, il tessuto di questa vita è la dimensione passionale, è di tre vite diverse, quella della militanza politica, poi quella dell'esule, dello spaesamento in un altrove, e alla fine quella della ricerca, la passione della ricerca scientifica. Tutto questo all'insegna dell'eccesso, di questa dismisura in qualche modo della passione, che lui giustifica in questo capitolo e vorrei leggervi. A me piace l'armonia, sono piuttosto di gusti classici, piace la simmetria, ma adoro anche l'eccesso di movimento, di colore, di Van Gogh, di Matisse. Tenderei, se fosse possibile, all'equilibrio. E mai è possibile l'equilibrio quando gli squilibri del pianeta, squilibri sociali, economici, climatici, stanno facendo inclinare i piatti della bilancia in modo inaccettabile? Si può cercare l'armonia quando le disuguaglianze creano un profilo difforme del mondo? Si può invocare moderazione quando si assiste all'arricchimento smodato di un pugno di persone che sfruttano la pandemia di Covid-19 mentre la stragrande maggioranza della gente soffre? No, non è possibile. Virgolette, citazione, io non voglio l'armonia, non la voglio per amore verso l'umanità. Ivan Karamazov ha ragione. In quel passaggio in cui si rivolge ai giovani, io penso che questa dimensione emotiva e passionale non era una passione appunto individualista, ma era un passaggio al noi abbiamo vissuto questo, cioè era una dimensione che era in un contesto collettivo all'interno di un movimento sociale diffuso. E forse questo è andato perso oggi, e quindi attraverso la sua storia credo che ritroveremo gli anni, il senso di quegli anni, di quello scontro politico che, per cui il suo movimento, il nostro movimento, è stato sconfitto, e poi insomma, da lì proseguiamo. Già volevo dire che la tavolata mi piace moltissimo, ci sono veramente diverse personalità, diverse tendenze e diverse età, bravo. Quindi sono a Torino di nuovo, 46 anni fa ho vissuto a Torino quasi 2 anni, ma non come turista né come libero cittadino, perché ero un militante clandestino. E quindi questo ritorno mi fa evidentemente piacere, ritorno per continuare a dare, a cercare di dare i messaggi che a quel tempo, cercavo di sviluppare. Per decenni i movimenti degli anni 70 sono stati coperti da una cappa di piombo, sono stati estromessi dalla storia d'Italia, tolti da un ceto politico che era evidentemente appoggiato dai media, dalla maggioranza, dalla stragrande maggioranza di media, e per fortuna negli ultimi anni ci sono dei tentativi di raccontare in modo diverso questa storia, la nostra storia, e ci sono anche dei tentativi da parte nostra. Ma a mio parere la nostra storia, la storia di movimenti antagonisti degli anni 70, non è soltanto una storia di fatti. Questi movimenti avevano un'anima,
un'anima fatta di grandi speranze, di gioie intense, di allegria, di evidentemente sofferenze anche, ma di vita collettiva, di esperienze collettive. E io ho voluto in questo libro, il mio tentativo veramente, è quello di ridare, di rendere quest'anima, questa atmosfera che abbiamo vissuto. E quindi quel brano che tu hai citato in effetti si rivolge ai giovani dopo che ho cercato di raccontare chi eravamo e come eravamo. Qui leggo un primo brano. La mia vita era totalmente fusa con l'impegno politico, inteso come scelta esistenziale tesa all'obiettivo della trasformazione della società, come impegno rivoluzionario. Era una via di liberazione personale e collettiva allo stesso tempo, intrecciate indissolubilmente insieme. Ho imparato a vivere attraverso il nostro progetto di sovversione dello stato presente delle cose. La militanza ne era una conseguenza naturale, che non chiedeva nessuna costrizione, nessuno sforzo imposto dall'esterno. La gente non impegnata politicamente fa la propria vita, lavoro, divertimento, amore e fa progetti. Noi vivevamo il progetto, come sono cambiati i tempi. Sento oggi, periodo per eccellenza dell'individualismo, parlare di militanza con un certo sprezzo, o peggio di leggio, come qualcosa di rigido, grigio, quasi opposto a fantasia, creatività, gioia. Negli anni 70 era tutto il contrario. E questo per dire un po' come vivevamo questa cosa. Dopo il grande sviluppo e le grandi lotte del movimento degli anni 70, per me si è aperto anche un periodo più oscuro. Sono stato costretto alla latitanza, alla clandestinità, ma non era una mia scelta e quindi l'ho vissuta piuttosto male. E qui c'ho un secondo passaggio. Il clandestino è solo, in un mondo potenzialmente ostile. Deve restare sempre in guardia, con i sensi pronti a reagire a qualsiasi segno di pericolo o solamente a un evento imprevisto. Deve assumere e abituarsi a dei comportamenti necessari alla sicurezza sua e dei suoi compagni, ma estremamente costruttivi. La sorveglianza continua dell'ambiente e delle persone circostanti, gli appuntamenti che devono rispettare puntualità assoluta e regole di sicurezza. Deve eliminare qualsiasi taccuino di indirizzi e sviluppare conseguentemente una memoria selettiva. La psicologia, il modo di pensare del clandestino, subiscono poco a poco delle modificazioni inevitabili. Boh, io me la sono comunque cavata effettivamente e poi sono partito in esilio. Sono partito, in realtà, per dirla molto onestamente, io non sono andato via in esilio. Io sono partito perché ero in burnout e tutti i compagni mi hanno detto devi assolutamente andare a farti un paio di mesi di riposo e quindi sono partito. Quando sono partito era già il 79, mentre ero in Messico è arrivata la seconda mazzata dopo il 7 aprile, cioè il 21 dicembre quelli che rimanevano fuori sono stati arrestati e quindi io non ho capito che non potevo più tornare. C'è una parte del libro dedicata al Messico perché comunque è stata un'esperienza importante. Da una parte è stata una pausa, come dire, una presa di distanza, di sicurezza per evitare una depressione o addirittura una follia, perché in quel periodo le emozioni erano estremamente intense, ma nello stesso tempo, a parte delle esperienze di viaggio meravigliose, mi hanno fatto capire che ci sono altre culture, altri modi di pensare. Quindi questo è il lato positivo, se volete, dell'esperienza dell'esilio. Capire che la nostra mentalità e la nostra cultura eurocentrica non è l'unica che esiste. Questo lo sapevo intellettualmente. Altra cosa è sperimentarlo, cioè parlando con i messicani, andando in giro per i villaggi indigeni e vedendo veramente che ci sono mondi diversi e quindi la necessità, dopo le prime grandi gaffe che ho fatto, la necessità di adeguarsi, di cercare di comunicare con gli altri. Dopo il Messico c'è stata Parigi. A Parigi ho fatto una scommessa che per tutti
salvo Loredana, la mia compagna, che aveva grande fiducia in me, sembrava completamente insensata quella di far ricerca. Ero un medico clinico, non avevo nessuna esperienza di ricerca, mi ero fatto 5 anni di latitanza, quindi da 5 anni non ero più medico, e quindi insomma, la cosa sembrava un po' impossibile, soprattutto col sistema rigido francese. Ci sono riuscito, ho fatto molte ricerche su 2 malattie maggiori, l'AIDS e il cancro, e in questo libro ho cercato di raccontare queste mie esperienze e risultati passo a passo, sperando di farmi capire, sperando di riuscire a far passare il messaggio che la ricerca e la scienza è bella, è importante, e di mettere in evidenza il motore e il volano della ricerca, che sono la curiosità e il dubbio. Terzo piccolo passaggio: il mestiere della ricerca è favoloso, genera passione e allo stesso tempo richiede il rigore della ragione. Andando in laboratorio dopo un'esperienza, sentivo il fremito dell'impazienza agitarmi mentre toglievo le cellule dall'incubatrice per esaminarle al microscopio o le piastre di Petri per osservare la crescita di batteri, oppure mentre attendevo i risultati di una PCR. Poi c'era l'emozione, gioia o delusione all'arrivo del risultato. Durante gli anni passati all'istituto Pasteur, accolsi vari studenti per la preparazione di un diploma d'études approfondi o una tesi di dottorato. Al loro arrivo facevo loro l'elogio della scienza, ma li mettevo anche in guardia sulle difficoltà del cammino per diventare un ricercatore, la scarsità di posti di ricerca nel dominio pubblico e la carenza di finanziamenti. Esortavo gli studenti a mantenere la mente aperta al dubbio, facendone l'elogio. Raccomandavo loro di accogliere i miei insegnamenti, ma di soppesarli e di sottometterli sempre alla prova. Di non accettare gli acquisiti della scienza come assiomi, come certezze, ma come traguardi che possono essere superati. Allora, i motori della mia vita sono stati effettivamente 2 principalmente. Uno, il rifiuto di ogni ingiustizia e di ogni superfazione. Anche adesso mi indegno alle notizie degli avvenimenti attuali, che non enumererò, ma di distruzione e di guerra e di sopraffazione, e al saccheggio che viene fatto della terra e della natura e dell'ambiente. Solo che adesso io mi indegno, ma ho un sentimento di impotenza totale. Allora, negli anni 70, mi indignavo, ma cercavo di cambiare le cose. E avevo anche il sentimento di poterlo fare, della potenza di poterlo fare. E questo purtroppo, forse perché sono un po' vecchio, ma è anche il mondo è cambiato ed è molto più difficile. Questo è il primo motore. Il secondo motore è quello di cui parlavo poco fa, il desiderio di conoscenza. Cioè la curiosità di sapere quali sono le cose che sono al di sotto, i meccanismi, nel mio caso i meccanismi biologici, le cause delle malattie, anche per combattere meglio. Allora, in tutta comunque questa vita, con tutti questi casini, ho dato sempre comunque un posto importante alla comunicazione, alla vita collettiva, alla festa dove l'allegria investe il gruppo, e ho scritto perfino un piccolo capitolo sulla festa. Ero a Parigi. Al piano superiore al nostro abitava una coppia di francesi, quarantenni come noi. Avevamo fatto conoscenza con loro prima del mio arresto e, dopo la mia liberazione, stringemmo amicizia. Piaceva a loro, come a noi, fare festa. Organizzammo con loro varie feste sotto il nome che ci eravamo dati come promotori, The Rolling Forties, i 40 ruggenti. La più grande fu al Forte di Champigny, in un quadro suggestivo di corti chiuse ed alti muri vetusti e bla 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 bla. Ci definimmo burlescamente la Franco-Italienne de Fête. Erano anni in cui ognuno di noi stava ricostruendosi la vita con grande sforzo, ma anche con grande voglia di socialità. Le feste erano l'occasione di manifestarci la nostra duratura amicizia e fraternità, l'incontro con nuovi e begli amici francesi, la nostra allegria nello scommettere sull'avvenire. Tra tutte le scadenze festive, la festa di Capodanno è sempre stata per me la più importante.
devo essere afflitto dalla sindrome del venditore di almanacchi. E con questo chiudo, visto che abbiamo appena incominciato un anno, facendovi gli auguri di un anno in cui tutti voi sappiate fare la critica del presente e possiate fare qualcosa per cambiarlo.